In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì sì, no no. Il di più viene dal maligno». Il Vangelo di oggi parla di giuramenti. Non si giura né per il cielo né per la terra, dice Gesù. E sapete perché? Semplice. Perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Il giuramento sembrerebbe dire Gesù porta con sé una sottile tentazione di autosufficienza o, se volete, una volontà di potere. Pensate a Erode, che ebbro di passione fece un giuramento alla figlia di Erodiade e proprio a motivo di quel giuramento fece uccidere Giovanni Battista. Il giuramento sottintende un confidare nelle proprie possibilità, come se tutto potesse essere gestito e controllato da me. Invece nella vita accadono sempre cose che ti superano e che ti spiazzano. Il Vangelo poi si chiude con un altro diktat di Gesù: il vostro dire sia sì sì, no no, il di più viene dal maligno. Come dire, la vita vera è fatta di scelte concrete, non di pensamenti, ripensamenti, di buone o cattive intenzioni, di giuramenti e di spergiuri. Per spiegarla meglio ai ragazzi, simboleggiare la bandiera di una squadra significa non semplicemente baciare una maglia, ma viverla e incarnarla, con tutte le scelte faticose di fedeltà che ne conseguono e le inevitabili rinunce, magari ad uno stipendio da mille una notte. Totti è stato un bel esempio al riguardo, e così diversi nella storia del calcio come Riva al Cagliari, Scire alla Juventus, Barese al Milan. Il di più che viene dal maligno sono certamente i soldi facili e la brama di successo. Niente a che vedere con gli ideali di appartenenza e di fedeltà. Ma per questi occorre la radicalità del sì sì, no no.